Ragazzi, una baracca di mi piace su questo video per far continuare la serie dei risultati del fantacalcio degli YouTubers. Massimo supporto su questa serie perché è una delle serie a cui tengo di più. Quindi, sotto con mi piace e buona visione. Stai calmo, stai calmo. Devo restare calmo. Ciao, bella a tutti da me. Fantacalcio degli YouTubers, prima giornata. Io e Gualt questa settimana affrontavamo il duo gladiatore giallorosso Luca Mastrangelo. Ci tengo a fare una premessa prima di andare a leggere i risultati. Ci hanno fatto due palle così, ancora non iniziava la partita, da quando hanno saputo che giocavano contro di noi, hanno cominciato e ve famo il culo, e vincemo, e c'avete la squadra scarsa, perché tanto non gliela fate, e ce l'abbiamo più forti, ve ne famo 5! Arriva il giorno della partita, si scordano di mettere la formazione. Ragazzi, vado a guardare le formazioni a partita, la prima partita di Serie A iniziata, non c'è stata la formazione loro. Hanno cominciato a fare i piangina, i piagnetti, non l'abbiamo fatto, Paolo, per favore, aiutaci, dai, non ce la faccio. L'avevano messa nella sezione sbagliata. Io, siccome sono un signore, ho deciso di fargliela mettere comunque. Avrei anche potuto dire no, la vinco a tavolino. Invece sono stato un signore. E quindi ce la sia. Stanno a fare la guerra. Gnegnegnegnegne, tutta sta manfrina poi. Vabbè. Adesso vediamo i risultati della prima giornata. Prima di cominciare, ci tengo a ringraziare Fantamaster per la realizzazione di questo video. E ovviamente utilizzeremo le grafiche di Fantamaster per andare a vedere i risultati. Loro si chiamano Winnie Decimo Meridio, ma va bene. Allora, Stracoscia in porta hanno schierato. Gli ha preso due reti, quindi da 5 il voto è andato a 3. Romagnoli 6,5. Godin. Fatto malissimo, 6 e mezzo, ma gli ha fatto assist, cioè non ricapiterà mai nella vita. Ovviamente contro di noi Godin fa assist, ma va bene, 6 e mezzo più uno di assist, 7 e mezzo. Di Lorenzo 6 e mezzo più assist, 7 e mezzo, perché pure Di Lorenzo, giusto, non ci facciamo mancare l'assist di Lorenzo, 6 e mezzo più una 7 e mezzo. Luis Alberto 6 e mezzo, una bella prestazione. Pjanic 6, ammonito 5 e mezzo. Pulgar non ha purgato, ma ha preso un bel voto, ha preso 7 secco, così. Soriano 6 e mezzo, però è stato ammonito, quindi voto 6. Te pare che vada su big goal su calcio di rigore da un calciatore che l'anno scorso io c'avevo al fantacalcio che mi ha fatto la differenza? Non sono riuscito a prenderlo, tant'è che mi sono avanzati 95 fantamilioni. Ho offerto, ma hanno rilanciato, se no l'avevo preso io. 6 e mezzo, Krzysztof Piątek, 6 e mezzo, ha segnato 9 e mezzo, ma è stato ammonito, quindi 9. Gonzalo Higuaín, voto 5, non ha fatto praticamente niente di che. E inglese 5 e mezzo. E adesso andiamo a vedere la mia formazione, ovviamente Chiavo Veronica del duo Gualt Gabbomen. Questa settimana non sapevo chi mette in porta. Skorupski giocava in trasferta contro il Brescia, Bologna. Poi c'avevamo Consigli che giocava contro la Roma. Ho detto no, gioca all'Olimpico, meglio di no, non mettiamo Consigli. Audero contro il Napoli, ho detto vabbè, cerchiamo di cadere in piedi. Sicuramente Skorupski, essendo un buon portiere, farà una bella prestazione. Bologna, che insomma dovrebbe sulla carta essere superiore al Brescia, preso 3 fischioni, però ha preso 6 perlomeno. Stracoscia, lui con 2 gol subiti ha piato 5, a noi ci ha preso 6, quindi 6 meno 3, 3. Diciamo che siamo caduti in piedi. Bonifazi voto 6. Manolas io non so per quale motivo doveva giocare, ha detto turno, doveva giocare, non ha giocato. Mi va ad entrare un certo Gaiolo, ovviamente dei due terzini del Parma, chi te vado a scegliere? Quello che ha preso il voto più basso in assoluto, quindi voto 5. Darmian ha preso 6 e mezzo, ma ha fatto assist 7 e mezzo. La prossima settimana dico vabbè, mettiamo Darmian primo panchinaro, Gaiolo secondo, perché me fa due gol, Gaiolo, capite? E Darmian fa una prestazione di quelle del me. Allora, andiamo avanti. Mancini voto 6, mi aspettavo di più sinceramente da lui, ha preso pure un palo ovviamente, che me va a segnare, giustamente non può segnare, beh, prende palo e prende 6. Suso voto 6, mi sono pentito di aver preso Suso, pensavo che poteva far gol, non ha fatto una, vabbè. Baselli voto 6, poi Barella 5 e mezzo è stato pure ammonito, mi sono pentito perché c'avevo Elmas primo panchinaro che ha preso 6, avrei sicuramente alzato, no sicuramente avrei alzato il voto di un punto. Lazzari voto 6, ma soprattutto ragazzi, ma chi se l'aspettava che Mancosu in casa del Torino poteva buttare una palla in rete? Ha buttato una palla in rete, tant'è che il Torino ha pure perso contro Lecce. Cioè, praticamente, ragazzi, un paio di scelte fatte meglio. E lì in che aspettavamo? Non ci siamo riusciti a aspettare che ne è finito.
Quagliarella voto 5, non mi aspettavo una prestazione così, sinceramente pensavo potesse butta dentro contro il suo Napoli almeno una palla in rete, non ci sono riuscito. Vabbè, non c'è riuscito, voto 5. Mertens mi ha fatto gli sfracelli, ha preso 7 più doppietta, 13 totale, quindi l'unica soddisfazione di questa giornata del fantacalcio degli youtubers è stata Dries Mertens, per il resto una giornata da dimenticare. Josip Ilicic 5 e mezzo, non si fa mancare l'ammonizione che manco ci stava a mio modo di vedere, perché la partita la stavo vedendo in diretta. Voto 5, da 5 e mezzo ammonito voto 5. Il risultato è: il Gabon fa 66, oh paropa, 66. Winnie, decimo meridio, 69, di solito faccio io 69, però l'ha fatto lui. Punteggio di 1-1, la partita è terminata 1-1, ma ragazzi, a loro gli è andata fin troppo di lusso, perché Piontek gli ha risollevato la situazione con quel calcio di rigore, e a noi purtroppo Skorupski ci ha un po' scombinato i piani, perché comunque stavamo in vantaggio con una doppietta di Dries Mertens. Poi nel fantacalcio si sa, le cose cambiano molto rapidamente, ovviamente il cedrio, allora, ma che allora, allora sta ceppate, e quindi il risultato è 1-1. Andiamo a vedere la classifica totale, perché le cose iniziano a farsi interessanti. Gli ultimi, Papyrus Tattico, hanno vinto, quindi sono a 3 punti. Sex Symbols, ragazzi, si portano anche loro a 3 punti. SS Fazio del duo Sequel, Andrea Taloni, Calcio Paccio, 3 punti. Chiavo Veronica e Winnie, decimo meridio, si dividono la posta in palio con un punto, ma Patatonia, Manzo Team e Tettenham, ragazzi, restano a 0 punti. Quindi, insomma, una cosa di quelle pazzesche, bar esagerato, un fantasma. Io volevo vincere la prima all'esordio, perché chi ben comincia è a metà dell'opera, abbiamo cominciato a metà dell'opera, non so come andrà qui, sicuramente andrà qui, quest'anno la vedo veramente dura, perché... dovevo fare qualcosa di più, però non c'è tanta la possibilità di far calcio mercato, perché il regolamento parla chiaro, però io non lo sapevo, e quindi mi sono fatto avanzare 95 fanta milioni, non so come investirli, mo non li posso investire, devo arrivare fino a non so come, vabbè. Allora, chiudiamo tutto, tanto la prima Madonna, partono subito immediatamente, quest'anno, ripeto, secondo me sarà una cosa di questo, non so come andrà a finire. Tanti una baracca di mi piace su questo video per far continuare la serie dei risultati del fantacalcio. Io ringrazio ancora una volta Fantamaster per la realizzazione di questo video. Commentate con il vostro parere, condividete il video, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto, ma soprattutto attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Seguitemi su Twitch perché faccio una live al giorno, PES, FIFA, carriere, spacchettamenti, di tutto e di più, parliamo di calcio giocato col buon Fabio, giochi horror, una cosa di quel. Seguitemi anche lì, e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video, ma vi chiedo, sondaggio in alto a destra, come mi classificherò quest'anno al fantacalcio degli youtubers? Siate sinceri e scatenatevi, credete nelle potenzialità della mia formazione, della nostra formazione, della mia formazione di Gualt, o pensate che quest'anno sarà veramente una sudata di quelle pazzesche? Alla prossima con un nuovo video. Appena cominciata già, fanculo va.